tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi giro per voi il mensile Get Ready With Me, ovvero mi impiastriccio la faccia per rendermi decente e intanto ne approfitto per chiacchierare con voi di un argomento. L'argomento del mese è come ho passato questi primi 30 giorni a Latina. Se avete visto il Get Ready With Me del mese scorso lo sapete già, se vi siete persi quel video ve lo linko nelle schede e nell'info box, ma io a fine agosto mi sono trasferita a Latina per lavoro. Discutevamo appunto in quel video lì di tutte le mie paure, di tutti i miei timori legati a questo abnorme cambiamento. Per chi non lo sapesse, fino a un mese fa io vivevo in Puglia, vicino Lecce, e oggi ne approfitto per aggiornarvi su quella che è stata la mia vita. Tutti i video e i prodotti che verranno citati all'interno di questo video li troverete citati o linkati nell'info box, e tra l'altro a farmi compagnia in questo video ci saranno due nuovi pennelli. Questi qui sono due pennelli di Sephora, il primo è lo 08 ed è un pennello a lingua di gatto per stendere l'ombretto, mentre il secondo è il numero 12 ed è un doppio pennellino angolato per le sopracciglia. Entrambi i pennelli mi sono stati offerti da Sephora tramite la piattaforma Octoly, mi sono arrivati da pochissimo, dunque li testeremo insieme. Bando alle ciance, direi di cominciare. Mi leggo i capelli, quindi come al solito vedrete apparire le mie bellissime orecchie qui e cominciamo a truccarci. Tra l'altro sì, perdonate, insomma lo sfondo non è dei migliori, però ho solo questa angolazione per poter girare i Get Ready With Me. Non utilizzeremo un primer viso oggi, andiamo direttamente con il fondotinta che è il mio classico Double Wear di Estée Lauder nella colorazione 1N1. Andrò a stendere con l'Expert Face Brush di Real Techniques. Non utilizzerò nemmeno il correttore, ma nei punti in cui ho ancora i rimasugli dell'acne che mi ha fatto compagnia in questi due mesi, semplicemente stenderò un secondo strato di fondotinta. Dopodiché andremo ad utilizzare per completare la base, non scherzavo! Dopodiché andremo a stendere l'illuminante liquido, perché se lo metto sopra la cipria facciamo un casino, e questo qui è la Wavy Glow di NYX nella colorazione Crystal Glare. Questo qui lo metterò con le dita e solo dopo andremo a mettere la cipria di Kiko. Questa qui è la Matte Fusion numero 01, tento di aprirvela ma si è un po' rotta e quindi ci devo fare leggermente attenzione. Andremo a mettere con un vecchissimo pennello di Douglas che ormai è veramente al limite della decenza. Partiamo però, visto che non giro Get Ready With Me da un po', quindi ho completamente perso l'abitudine di fare questa cosa, partiamo però con il primer occhi di Kiko, che tra l'altro sta per finire e non vedo l'ora perché ho comprato il primer occhi di Urban Decay e voglio testarlo assolutamente. Io direi di partire spiegandovi qual è stata la ragione che mi ha portato a Latina, perché nello scorso Get Ready With Me, per una serie di ragioni, non ve l'ho potuto rivelare, ma io mi sono trasferita qui a due passi da Roma perché ho cominciato a lavorare nell'ufficio stampa di Tunue. Per chi non lo sapesse, Tunue è una casa editrice che si occupa principalmente di graphic novel, però c'è anche una collana di romanzi. Io ci collaboro da anni, anzi Tunue insieme a Edizioni O è stata effettivamente la primissima casa editrice con cui ho cominciato a collaborare con booktuber, e da un mesetto a questa parte appunto sono entrata a far parte del team. Io sono veramente felice di questa opportunità perché in ogni caso lavorare nell'editoria è stato sempre uno dei miei grandi sogni, cioè io arrivo la mattina in ufficio e sono circondata da libri, sono circondata da fumetti, ho a che fare con gli autori, mi posso interfacciare con un sacco di realtà nuove. Comunque mi capirete benissimo, cioè io so che il 90% di voi che sta guardando questo video in questo momento è un appassionato lettore, potrete perfettamente intuire quali sono i miei sentimenti in questo momento. Io sono gasatissima per questa nuova opportunità. Certo, è complicato perché in ogni caso io di vero e proprio ufficio stampa non mi sono mai occupata. Quindi questa non solo è una realtà nuova, nel senso mi sono trasferita a Latina, città in cui non conoscevo nessuno, quindi ho dovuto sostanzialmente ripartire da zero per l'ennesima volta, cioè questo è stato il mio terzo grande trasloco in 10 mesi. E al tempo stesso mi sono dovuta appunto abituare ad una nuova realtà lavorativa e ad una nuova mansione in linea generale. Non vi nasconderò che è stato complicato, e la prima settimana in particolare è stato un incubo. Continua ad essere complicato perché, attenzione, le situazioni nuove, oh mio Dio, adesso che ho steso il fondotinta sulle guance e non sul naso, il mio naso è stranissimo, rimediamo immediatamente, ecco, non è che non sia più complicato, però mano a mano, quando ci si approccia secondo me ad un nuovo ostacolo, se mi passate questo termine, poi con il tempo si capisce come affrontarlo, e anche se le difficoltà continuano ad arrivare, anche se non ci si abitua così
ad una nuova realtà, diventa tutto più affrontabile, diventa tutto più leggero. Quindi ora che sono passati 30 giorni, io posso effettivamente parlarvi con tranquillità di questa nuova situazione. Se avessi girato il Get Ready With Me dopo una settimana che ero qui, sarebbe stato solo io che piangevo, strappandomi i capelli perché non sapevo da che parte sbattere la testa. Spero in ogni caso che questo sarà l'ultimo grande cambiamento per un po'. Cioè, 10 mesi di sballottamenti qua e là, di cambiamenti lavorativi, cambiamenti d'amicizia, di relazioni sentimentali, finita scatafascio e tutto il resto mi hanno drenata di ogni energia possibile e immaginabile. Io sono esausta. Sono andata un paio di settimane fa a Roma a trovare il mio migliore amico, perché ecco, una cosa bella del fatto che adesso vivo a Latina è che il mio migliore amico è letteralmente a mezz'ora di treno da qui, una cosa che mi rende felicissima. Però anche lui sta affrontando un grandissimo periodo di cambiamenti, perché ha finito l'università, perché ora si sta affacciando al mondo del lavoro e sta per cambiare casa, sta per ritrovarsi una nuova, insomma, a parte sono felicissima per lui, però nel senso in questo periodo delle nostre vite ci possiamo effettivamente capire. E mi sono ritrovata. Questo video ha senso? Forse no, ma lo sapete come sono i Get Ready With Me? I Get Ready With Me sono dei momenti in cui io parlo a ruota libera senza che vi sia alcuna logica dietro al mio sproloquio. Io spero che a voi piaccia questo genere di video, piaccia questo genere di intrattenimento, perché a me piace tanto, specialmente quando sono da sola a casa, mettere un video su YouTube in cui c'è gente che chiacchiera così a vanvera. Mi fa compagnia e io spero di fare compagnia a voi. Per tornare a noi, però appunto spero che questo sarà l'ultimo grande cambiamento per un po' di tempo, perché sono drenata, drenata. Io sono passata da una situazione in cui la mia vita era stabile a livelli imbarazzanti, cioè io ero la persona più stabile sulla faccia della terra a livello emozionale, a livello economico, a livello professionale. Io ero lì, cioè era tutto solido sotto i miei piedi, tutto, c'era cemento sotto di me. Negli ultimi 10 mesi, cioè, non abbiamo mai proprio aria completa sotto i miei piedi, non c'è nulla, 3.000 traslochi, 3.000 cambiamenti. Però devo dire che sono stati tutti cambiamenti che, sebbene mi abbiano terrorizzata all'inizio, e per questo voglio dire a voi, è perfettamente normale sentirsi terrorizzati di fronte ai cambiamenti, specialmente se molto drastici, perché in tanti mi scrivono: ho paura perché devo andare all'università, sto cambiando lavoro, sto cambiando città, tu come fai? Tu come non fai? Io non è che faccio o non faccio, io ho paura e sono terrorizzata esattamente come voi, cioè io non ho in mano le risposte e le chiavi di niente. Però per me bisogna sempre, sempre, sempre. Questo qui è il fondotinta che si infila nelle rughe di espressione perché comincia ad avere una certa. E secondo me bisogna sempre, sempre, sempre confidare nel fatto che il cambiamento sarà positivo. Cioè, se si comincia a prenderla male, dicendo "Oddio, non lo voglio fare, oddio, dove andrò a finire", va tutto a scatafascio. Non lo fate mai. Per il momento io ho aria sotto i miei piedi e va bene così, significa che sono più leggera. Molto semplicemente, e mi auguro che un giorno sotto i miei piedi tornerà ad esserci il cemento, perché all'essere umano serve anche quello. PS, fun fact, la prima cosa che ho impacchettato per farla venire con me a Latina è stato il mio specchio della Babyliss. Questo qui l'ho comprato su Amazon qualche anno fa, infatti, vabbè, lo troverete linkato ad Amazon nell'info box. In linea generale, tutto quello che potrò linkarvi ad Amazon verrà linkato ad Amazon perché io sono la loro affiliata. Però ci sono poche che cose che mi fanno sentire a casa, come questo specchio. Infatti ho detto no, vabbè, io senza il mio specchio della Babyliss che uso per truccarmi, per farmi le sopracciglia, per rimuovere il baffettino, non vado da nessuna parte. Sono felicissima che sia qui con me. Un altro grande cambiamento che ha portato con sé il trasferirmi a Latina è stato il fatto che io adesso ho dei coinquilini. Sono tornata ad avere dei coinquilini, non avevo dei coinquilini da, oddio, una vita. Quando sono arrivata a Lecce, sì, ho avuto dei coinquilini. Comunque non è passato tantissimo dall'ultima volta che ho vissuto questa esperienza, ma quando sono arrivata a Lecce ho convissuto con una persona che già conoscevo. Mentre adesso, invece, sono arrivata in casa ed è la prima volta che convivo con dei ragazzi. Ho due coinquilini maschi, molto simpatici, sono veramente contenta di essere qui. Ho la mia singola, ho il mio bagno. È strano da una parte, perché ho 27 anni. E veramente ho affrontato di tutto a livello di abitazioni nella mia vita. Di tutto, ragazzi. Di
di tutto. Vivere con due ragazzi estranei era una cosa che mi mancava completamente e sono felice in qualche modo perché è un'esperienza nuova e bisogna sempre abbracciare le esperienze nuove, che sono quelle che ci fanno crescere, che ci fanno maturare e che cambiano il nostro punto di vista sulle cose, sulle persone. Io vado benissimo così. Prossimo step è il bronzer. Io utilizzo una mini taglia dell'Aula di Benefit, che anche qui sta quasi per finire, e non ho idea di che bronzer voglio comprare dopo, perché questo qui è il mio unico bronzer, dunque lo dovrò riacquistare. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro bronzer preferito, perché accetto assolutamente dei consigli. E lui lo applico col mio fidatissimo blush brush di Real Techniques. Poi andiamo a fare le sopracciglia. Sì, utilizziamo la Naked Basics di Urban Decay. Adesso vi faccio vedere in che condizioni è, la finirò prima o poi questa palette. Utilizzerò Faint appunto per riempire le sopracciglia e utilizzeremo, dove si è finito? Eccolo qui, il pennello di Sephora che mi ha inviato il brand. Tra l'altro questi pennelli sono vegani e l'inchiostro che ho utilizzato sul pennello è plant based, quindi a base vegetale. Sono dei pennelli ecosostenibili, mi è dispiaciuto un po' che siano arrivati completamente impacchettati nella plastica, non è il massimo se vuoi fare qualcosa di ecosostenibile e di vegano, ma sarà la primissima volta che li utilizzerò e sono curiosa. Poi per fare il contouring sotto al labbro, cosa che faccio sempre, utilizzerò Naked 2 sempre da questa palette. È un pennello che anche qui ho perso per strada, no? Eccolo qui, è un semplice pennello da correttore praticamente, questo qui è Amazon slash cinesi, non ha brand. Cosa che mi inquietava da morire del trasferirmi, ma che veramente mi inquietava da morire, era il fatto di non conoscere anima viva che non fossero i miei colleghi slash futuri colleghi. Io alla fine in questi 10 mesi in Puglia ho stretto dei legami molto molto forti con le persone che ho incontrato lì, non vi dico, cioè l'ultima sera che me ne sono andata mi hanno organizzato la festa, siamo stati insieme tutta la sera, ci siamo lasciati la mattina, è stato meraviglioso, io mi sono sentita profondamente amata, profondamente coccolata, cioè tutti mi hanno dato l'impressione di tenerci a me, che è una cosa meravigliosa, specie nei momenti in cui sei un po' giù, sei spaventato, sei terrorizzato per quello che sta per arrivare nella tua vita, sapere di avere delle persone che scherzano, ridono con te e sembrano tristi all'idea che tu te ne vada, possono fare tutta la differenza nel mondo. E dunque io mi dicevo, caspita, io sto lasciando queste persone meravigliose, ho passato l'ultimo anno a costruire questo meraviglioso legame con loro, chissà cosa troverò adesso che arriverò lì, magari non troverò nulla, magari non troverò nessuno e sarò sola e sarò triste. Per fortuna io ho una faccia da culo non indifferente. Ecco, tra le altre cose io volevo approfittare di questo video qui per rispondere un po' alle domande che mi sono state fatte di più in assoluto in questo mese, ovvero: Valeria, come hai fatto a farti nuovi amici? Come reagire al fatto di arrivare da soli in una città senza conoscere nessuno, eccetera eccetera. A questa domanda qui io ho già risposto in realtà all'interno di una delle mie newsletter settimanali. Se non lo sapete, ogni sabato mattina se vi iscrivete io vi invio una mail, trovate il link nell'info box per iscrivervi e ogni volta appunto affrontiamo un argomento diverso. Però capisco che qui ho 20.000 iscritti, alle newsletter si è iscritti in 2.000, dunque posso affrontare un argomento anche lì, però molti 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 meno di voi verranno a sapere che l'ho fatto. Ah, è stranissimo usare un nuovo pennellino per le sopracciglia, perché ho usato lo stesso negli ultimi forse 2-3 anni, ma visto che io sto vivendo in un'ottica di no buy e specialmente con i pennelli voglio fare un one in e un one out, ora che mi sono arrivati questi due pennelli di Sephora, ho preso il mio pennellino per sopracciglia e un altro pennello per stendere l'ombretto e li ho regalati. Le mie amiche sono sempre felicissime quando accade questo, però adesso solo loro. Vabbè, comunque l'ombretto l'ha steso parecchio bene. Tornando sempre all'argomento principale del video, appunto io ero terrorizzata all'idea di non stringere legami con nessuno. E per carità, sono qui da un mese. Indubbiamente i legami che ho stretto con le persone qui non sono minimamente paragonabili a quelli che ho stretto dopo un anno, a quelli con i miei amici di Bologna, eccetera eccetera. Però almeno posso dire che sto facendo un bel po' di vita sociale, esco volentieri la sera, ho conosciuto un sacco di persone e le ho conosciute principalmente in due modi. Per settare le sopracciglia utilizzo questo gel di The Body Shop che, come sempre, fa cagare. Il primo modo con cui ho conosciuto nuove persone è profondamente legate a Red Blog Repeat, a quello che faccio. In pratica su Instagram io ho semplicemente detto: guardate, mi sto trasferendo a Latina, così,
L'ho fatto di punto in bianco e più di qualcuno di me mi ha risposto dicendomi: ah, anch'io sono di Latina, ci vediamo, ci prendiamo un caffè, andiamo qui, andiamo lì, ti mostro in giro le librerie, eccetera, eccetera. E io ho prontamente accettato. E ci sono tanti youtuber che non si sentono a loro agio nel magari andare a fare colazione con un fan o quello che è. E da un lato hanno ragione, perché comunque nel momento in cui accetti di uscire con un estraneo, stai accettando di uscire con un estraneo, cioè voi mi conoscete ma io non conosco voi. Però a me piace la gente, a me piace conoscere persone nuove e quindi mi sono vista più o meno con tutti coloro che mi avevano scritto su Instagram di essere di Latina o di essere nei dintorni di Latina. Poi per carità tanti altri di voi mi hanno scritto che sono di Roma, anche quando sono andata a Roma, lì non c'è stata la possibilità di incontrarsi perché stavo veramente poco. Però con il fatto che ora vivo a mezz'ora di treno da lì e il mio migliore amico abita lì, sicuramente ci sarà la possibilità di incontrarsi. Abbiamo quasi finito, passiamo agli occhi e tiro fuori la mia Nude Tude di Huda Beauty. Questa qui è l'unica palette per il momento che ho portato con me qui a Latina. Non mi volevo riempire di trucchi perché non avevo in programma di truccarmi tanto ed effettivamente non l'ho fatto. E quello che farò sarà sostanzialmente prendere un po' di Bare, questo color panna opaco, con un pennello di Eco Tools. Questo qui è il Full Eyeshadow Brush, lo stendo sulla palpebra per settarlo un pochettino dopo il primer, dopodiché faremo un look con un solo ombretto perché oggi ho super voglia di utilizzare Raw, che è questo marrone molto 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 a base rosa scuro. Lo stenderò su tutta la palpebra appunto con il mio nuovo pennello di Sephora, lo 08, e poi andrò a sfumarlo con un pennello di Zoeva, e questo qui è Luxe Soft Crease. E che giorni alla fin fine li ho impegnati con voi che mi avete scritto. Tra l'altro una di voi che su Instagram si chiama The Blair Witch, e anche lei ha un canale YouTube, se volete andarla a seguire, mi ha fatto scoprire un mercatino bellissimo di libri qui a Latina. Lo fanno ogni prima domenica del mese, io mi sono innamorata, infatti io ogni prima domenica del mese programmo di essere qui per il resto dei miei giorni, anche perché ho comprato tipo 3 libri a 8 euro ed erano libri nuovi. È stato meraviglioso, con altri sono andata a fare colazione, siamo andati da Sephora, siamo andati a prendere un caffè. Insomma, il fatto di avere un canale YouTube e quindi di essere seguita da tante persone che abitano in tutta Italia mi dà un certo vantaggio nel momento in cui mi trovo da sola, perché mi basta in qualche modo andare su Instagram e dire: sono qui, c'è qualcun altro che è qui e ho delle buone chance che almeno una persona mi risponda. Altro modo con cui mi sono fatta degli amici, PS, questo pennello mi piace decisamente, è invece più relativo alla mia faccia da culo. Ci vuole comunque della faccia da culo per andare su Instagram a dire: sono qui, ci vediamo, sono degli estranei che vogliono uscire con me. Però effettivamente la seconda cosa che ho fatto è stata un po' più estrema, almeno per una persona introversa o timida potrebbe risultare estremo. Ed è stato, io sono andata in giro, ho trovato un bar e ho cominciato a fare amicizia con le persone. Io sono una persona che attacca bottone anche con i sassi, ve lo giuro. Cioè, mi piace proprio stare in mezzo alla gente, attaccare la chiacchiera, fa parte di me a livello profondo, non ci posso fare niente. Alla fine, una volta che uno trova un posto dove le persone sembrano alla mano, perché non è che puoi entrare in qualunque bar e attaccare bottone con la gente, in ogni caso devi capire da fuori quanto sono ben disposti, quanto sono gentili, eccetera, eccetera. Però una volta che trovi il posto adatto, tu arrivi, se vuoi fare appunto come ho fatto io, ti siedi da qualche parte e attacchi il bottone con la gente. E questo mi ha dato la possibilità, sin quasi da subito, perché il The Wall è un posto che ho scoperto la prima settimana in cui sono arrivata qui, di avere un luogo in cui andare dopo il lavoro e sentirmi effettivamente un po' a casa. Il Sigosà, che è il bar dove vado quando sono giù, che si trova a Carmiano, per me è casa mia, era casa mia e lo sarà per sempre. Mi mancava tanto, tanto, tanto appena arrivata a Latina. E forse è per questo che mi sono fiondata sulla via dei pub, perché ero alla ricerca di qualcosa che mi desse le stesse sensazioni, anche solo per poco. Però almeno ho trovato un gruppetto di persone, poi per carità, io nonostante sia appunto così, nel senso do fastidio agli altri finché non diventano miei amici, non riesco comunque ad andare oltre, quindi non sono il tipo di persona che ti conosce e ti scrive ogni 5 minuti che facciamo stasera, usciamo, ci vediamo e tutto il resto. No, io conosco qualcuno, mi sta simpatico, mi ci trovo bene, quello che faccio è magari continuare ad andare al bar e poi se quella persona la ritrovo, ok, tutto a posto, se si vuole sedere con me, se vogliamo stare insieme, ok, ma altrimenti io comunque
esco per stare con me stessa e poi quello che succede, succede. Capisco se voi siete introversi o timidi, questa strategia potrebbe non funzionare, perché in qualche modo ci vuole coraggio. E per andare da qualcuno di sconosciuto e dirgli, beh, che si dice stasera? Però se davvero, davvero, davvero vi volete fare delle nuove amicizie, siete spaventati perché tra poco vi troverete in una città nuova, in un contesto nuovo e tutto il resto, tirare fuori quel pelo di coraggio può portare a cose e a nuovi legami assolutamente meravigliosi. E poi sì, si fanno anche le brutte figure, indubbiamente si fanno anche le brutte figure, però quelle fanno parte del mestiere, poi ci si fa una risata sopra e si va avanti con la vita. Magari se siete come me, tipo che soffrite d'ansia, di quelle brutte figure vi ricordate anche tipo 20 anni dopo, all'improvviso vi svegliate la notte, quelle figure di merda che ho fatto al bar. Però se non siete così, ancora meglio. Look occhio è finito. Tra l'altro la cosa follemente che amo di questa palette è che puoi prendere anche un ombretto solo, spiaccicartelo sulla palpebra e sfumarlo e sembra che tu abbia fatto chissà che cosa, cioè perché i colori sono talmente particolari e belli che basta la semplicità più assoluta e si ottiene sempre qualcosa d'effetto. Adesso andiamo a mettere il mascara. Utilizzo il mio piegaciglia di Mulac per piegare le ciglia e il mio fedelissimo Monsieur Big di Lancome e waterproof, soprattutto per andare a rendermi decente e per andare a crearmi delle ciglia. Mascara messo e credo che possiate tutti ben notare che differenza allucinante c'è tra la me di 10 secondi fa e la me di adesso. Questo mascara è veramente la vita. Io potrei anche smettere di comprare tutti gli altri trucchi, ma non rinuncerei mai al Monsieur Big di Lancome. Passiamo alle labbra. Molto probabilmente metterò lucida labbra per uscire, perché mi vado a fare una birretta prima di cena. Stasera ceniamo con i coinquilini, stiamo tutti insieme, però mi piacerebbe uscire a fare una passeggiata. Così, en passant, appunto, probabilmente metterò un gloss, ma per dovere di video io adesso mi spiaccico sulle labbra Cream in Your Coffee di MAC. Questo qui è un finish cream sheen, è un nude che su di me è abbastanza scuro, però faccio prima a farvelo vedere che a parlarvene. Bello forte 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 questo rossetto, tra l'altro avendo una base rosa si lega veramente molto bene a quello che è il trucco occhi, infatti l'ho scelto appositamente. In linea generale, prima di passare al profumo e di chiudere questo video, volevo dirvi che lati positivi dello Sara Latina, ecco, facciamo due liste. Lati positivi dello Sara Latina: uno, lavoro con i libri, è bellissimo, è bellissimo. Tra l'altro posso leggere le robe in anteprima e ho un sacco di scelte in ufficio. Se voglio leggere un fumetto a casa posso portarmelo a casa e leggerlo. È stupendo, è stupendo avere questo genere di opportunità, era esattamente quello che volevo. La seconda cosa bella è che dalla finestra di camera mia io vedo le montagne ed è la prima volta che succede, cioè sono stata in montagna, sono stata in luoghi con montagne, non è la prima montagna che vedo, quella là fuori, però al tempo stesso mi dà un respiro incredibile aprire la finestra la mattina e vedere le montagne. Non pensavo, non avrei mai potuto immaginare che mi sarei innamorata di questo scenario. Terza cosa bella, effettivamente ho conosciuto delle persone molto simpatiche che sono state estremamente, ma davvero estremamente accoglienti e gentili nei miei confronti. Sono stata invitata a cena, sono stata invitata a un compleanno. Se magari hanno la possibilità di coinvolgermi anche con altre persone che ancora non mi conoscono, lo fanno sempre, mi presentano in giro. Cioè davvero io mi sono ritrovata in mezzo molto probabilmente alle nuove conoscenze migliori che mi potessero mai capitare nel momento in cui ci si approccia ad una nuova realtà. Sono state persone che mi hanno vista da sola e hanno detto ok va bene vieni che ti presento 20 persone. È stato bellissimo. Lati negativi del vivere a Latina. La stazione è a 7 km dal centro abitato, che è tipo l'unica cosa che detesto da morire del vivere qui. Per il resto abbiamo le librerie, abbiamo il cinema, si gira molto facilmente a piedi. Non me la voglio tirare, ma mi sembra anche una città abbastanza sicura, nel senso non mi sono mai sentita in pericolo a disagio anche nel tornare a casa da sola la sera, però effettivamente il fatto che la stazione sia a 7 km fa abbastanza schifo. E l'ultima cosa negativa che ho da dire, e questa la voglio dire principalmente perché so che tanti di voi si trovano nella mia stessa situazione e voglio sempre che il mio spazio su questa piattaforma sia uno spazio in cui posso dirvi non siete soli nel provare questo sentimento, non siete soli nel trovarvi in questa situazione. Per questo lo dico, altrimenti non lo direi perché so che verrò presa infinitamente in giro, ma ho nostalgia di casa, ho tanta nostalgia di casa, ho nostalgia delle persone
che amo, ho paura che vadano avanti senza di me. Mi dispiace per tutte le bellissime esperienze, per tutti i bellissimi ricordi che creeranno, dei quali io non potrò fare parte, per forza di cose. E questa è una paura che ho imparato un po' ad aggirare, perché effettivamente quando me ne sono andata da Bologna per scendere giù in Puglia ho vissuto esattamente lo stesso sentimento, ero terrorizzata all'idea che le mie amiche andassero avanti senza di me. Eppure non è stato così, sono passati 10 mesi e sono tutte persone che sento quasi giornalmente, che mi raccontano tutto quello che gli accade, alle quali io racconto tutto quello che mi accade. E in questo mese a Latina è stata la stessa identica cosa con i miei amici di giù. Li sento spessissimo, ci facciamo un sacco di risate. Non vedono l'ora che torni a trovarli per un weekend. La nostalgia, pensatelo sempre, può essere anche una buona cosa, perché vi fa capire che un pezzo del vostro cuore è da un'altra parte e non significa che sia spaccato, significa solo che avete più luogo in cui andarlo a ritrovare. Vediamo! Questo video utilizzerò Tonka. Questo qui è di Solinox, è un profumo nuovo che ho comprato quando sono andata l'ultima volta a Roma perché sono una persona debole. Sono una persona debole che è andata contro il suo No Buyer. Se non avete idea di cosa sto parlando, il video, la mia serie verrà linkata in tutti i luoghi e in tutti i laghi, però ho comprato un profumo perché avevo un venti da Sephora e col venti da Sephora mi veniva 10 euro, qualcosa del genere, e non ho potuto farne a meno, anche perché la fava Tonka è probabilmente la mia nota preferita nei profumi, comunque una delle mie preferite in assoluto. Bello fresco, bello intenso, ha anche una bella sensualità. L'unica cosa è che è un profumo da 10 euro, la persistenza è quasi nulla. Lettori, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questo Get Ready With Me. Spero che i miei sproloqui senza senso siano stati meno senza senso di quel che penso. Spero vi abbia fatto piacere vedermi impiastricciarmi la faccia con del trucco. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, controllate l'info box strapieno zeppo di informazioni utili. In ogni caso, io vi mando un bacio e noi ci vediamo giovedì.